take it down. Grazie ragazzi, belli brutti, belle brutte, e bentornati in un nuovissimo video sul canale. Oggi siamo tornati in un video per parlare di VDLQ, che è praticamente un sito che permette di gestire il vostro canale YouTube cercandolo di farlo crescere. È possibile visualizzare informazioni relativi ai video, informazioni relativi al vostro canale YouTube e gestirlo in modo tale che possa crescere nel tempo. Per prima cosa dobbiamo andare nella pagina in descrizione ed effettuare il login oppure entrare con il nostro Google account. Ok ragazzi, dopo aver fatto questo è possibile andare a scegliere il canale da aggiungere all'account che avete creato. Quindi in questo caso, toccando qui in alto e dopo toccando nelle impostazioni, è possibile andare a autenticarsi tramite YouTube. Attraverso questo tasto dove c'è scritto autenticati andate a scegliere il canale sul quale volete utilizzare questo servizio. Ovviamente qui abbiamo i vari piani, che sono Pro, Boost e Boost Plus, che permettono praticamente di ottimizzare i vostri video in modo da farli uscire per esempio nelle ricerche di YouTube. Come quando voi aprite YouTube, nella home trovate quei video, ecco, quei video sono messi lì grazie a un meccanismo di YouTube. Per ora utilizziamo il servizio base, quindi quello gratuito. Io ho aggiunto il mio canale da 1810 iscritti, per chi non lo conoscesse il mio secondo canale Pay1812, e in questo momento la home page ci mostra alcuni dati che sono i SEO di YouTube, che sono le visualizzazioni YouTube dal 25 di marzo al 23 di aprile, e ho fatto 599 visualizzazioni, 2 visualizzazioni suggerite e 557 ricerche su YouTube. E qui abbiamo anche il grafico che ci spiega giorno per giorno come è andato il mio canale in generale. Scendendo in basso abbiamo ancora più dati: le visualizzazioni, i mi piace che ho ricevuto in queste visualizzazioni, i minuti guardati, gli iscritti guadagnati in questo lasso di tempo che va dal 25 marzo al 23 aprile, gli iscritti persi, non ho fatto quasi mai video sul mio secondo canale, quindi questo è ragionevole, e i commenti che ho ricevuto. E qui abbiamo anche il grafico che ci spiega giorno per giorno come sono andati questi dati. Scendendo più sotto posso scegliere nella sezione top i video. Ciò vuol dire che mi mostrerà dati dei miei video abbastanza specifici. Per esempio, come avere follower su Instagram attivi 2019, ho fatto 592 visualizzazioni e il tempo di visualizzazione sono stati di 618 minuti. Poi abbiamo trailer temporale del canale, come crescere su YouTube, questi sono i tre video. Poi ricerche di YouTube, qua mi mostra tutte le ricerche e le visualizzazioni in questo lasso di tempo. Scendendo ancora più sotto, in top possiamo scegliere ricerche di YouTube in corpora UL o paesi. Nei paesi è possibile andare a distinguere nazione per nazione le visualizzazioni che sono state ricevute. Per esempio, io in questo momento ho avuto soltanto visualizzazioni dal paese Italia, che sono state 540 visualizzazioni, ma in caso avessi avuto visualizzazioni da un paese, per esempio l'Inghilterra, sarebbe comparso qui con le relative visualizzazioni e tempo di visualizzazioni stimato in minuti. Ancora più in basso abbiamo la panoramica, le visualizzazioni totali del mio secondo canale per 1812, e poi nelle tendenze abbiamo le visualizzazioni negli ultimi 7 giorni, 30 giorni, i dati relativi al tempo di visualizzazione, i volumi di ricerca e poi ad review, che sarebbe la monetizzazione, ovvero quanto ho preso. In questo caso c'è scritto 0 dollari perché nel mio secondo canale non sono idoneo ancora alla monetizzazione. Andando poi su questa sezione qui in alto dove c'è scritto video, avremo una panoramica ancora più specifica relativa ai nostri video che abbiamo caricato sul canale. Per tutte le altre funzioni serve quindi fare quindi un upgrade. Oltre a questo vi è la possibilità di installare un'estensione, l'estensione che ho qua sopra, che viene chiamata VDLQ Basic. In questa estensione avremo la possibilità di utilizzare scorciatoie di YouTube, per esempio andare al pannello iniziale con la singola estensione, al pannello di controllo, alla pagina di caricamento video, ai miei video, direttamente alla pagina dove visualizzo gli iscritti o alla pagina di Analytics, oppure le scorciatoie di VDLQ per il canale Pay1812, che sono le Analytics di Pay1812, i video caricati nel canale Pay1812, quindi sono un sacco di scorciatoie. Oppure oltre a questo possiamo vedere i SEO Tags, questo però è possibile utilizzarlo soltanto nella versione Boost. Che vuol dire i SEO Tags? Sono quei tag che voi mettete sotto al vostro video durante la fase di caricamento per farlo apparire nelle ricerche, magari quando voi cercate un video su YouTube
YouTube ci sono vari video che appaiono. Il primo video è quello che ha azzeccato di più i tag. Questa funzione vi permette di mettere i tag migliori per far scalare il vostro video nelle posizioni di ricerca. Per aggiungere questa estensione basta ritornare nel sito principale, il cui link l'ho messo in descrizione, e fare estensioni e poi installa estensione su Google Chrome e il tutto sarà fatto. Altra funzione che vi voglio mostrare è quella relativa ai video su YouTube. In qualsiasi canale voi andiate o in qualsiasi video voi entriate avete la possibilità di visualizzare informazioni relative a quel video. Per esempio io sono sul mio ultimo video, come editare un video con Wondershare Filmora 9. Qua a destra abbiamo il punteggio di VDLQ, che è praticamente un punteggio che assegna direttamente questo sito per far sì che voi capiate comunque come è andato il vostro video e il coinvolgimento che hanno avuto gli iscritti durante la visualizzazione. In questo caso è 33 perché comunque il video è stato caricato da poco nel momento in cui sto registrando questo. Le visualizzazioni totali, la durata del video. Oltre a questo vi è il tasso di coinvolgimento, in questo caso è GREAT, vuol dire praticamente che è una buona percentuale di coinvolgimento del video. Ecco perché qua c'è scritto 100% rapporto mi piace e 67 mi piace, 85 commenti. Poi qui vi è la possibilità di vedere il coinvolgimento di YouTube, ovvero quante visualizzazioni sono arrivate direttamente dalla pagina di YouTube, quante sono arrivate grazie ai link che avete condiviso su Twitter per esempio. Ecco, qui sarà mostrato questo grafico. In questo momento ho 99.3% di visualizzazioni, di coinvolgimenti grazie a YouTube. Per vedere ancora più dati è possibile autenticare anche Facebook, ovvero collegare il nostro profilo Facebook. Poi qui abbiamo un punteggio SEO. Il punteggio SEO dà la possibilità di vedere quanto è fatto bene il vostro video, cioè vuol dire quanto è curato, per esempio quanti tags avete messo, quante parole chiave sono contenute nel video e le prestazioni del vostro video. Per esempio io di tags giusti ne ho messi 3 su 5, di parole chiave nel titolo invece ho 5 su 5, quindi ho azzeccato i tag. Questo invece, che è 3 su 19, è il numero delle volte in cui sulla colonna di destra, dove vedete altri video consigliati, appare o il vostro canale o il canale di altri. Quindi in questo caso su 19 video qua consigliati sulla colonna di destra, soltanto 3 volte sono comparso io con dei miei video. Infatti 1, 2, 3, e poi c'è la mia playlist e poi ci sono tantissimi altri video di YouTuber che ovviamente non conosco, ma non sono io, quindi ci ha effettivamente azzeccato. Poi c'è il conteggio delle parole in descrizione, che sono tutte le parole inserite nella descrizione, le schermate finali, che sono quelle dove vi consiglio alcuni video, e poi le parole per minuto. In questo caso sono 162, quindi parlo molto. Oltre a questo, facendo subito l'upgrade avremo la possibilità di migliorare il nostro titolo con parole consigliate, quindi da VDLQ, migliorare anche i nostri tag con parole consigliate, la descrizione, le schede, le schermate finali e tantissime altre opzioni. Intanto con la versione classica, quindi quella gratuita, abbiamo la possibilità di visualizzare tutte le relative informazioni al canale, per esempio 1197 visualizzazioni medie per giorno, 35.000 circa visualizzazioni negli ultimi 30 giorni e gli iscritti sono 13.700. E poi abbiamo i subscriber rank e le views rank, che sarebbero diciamo una sorta di classifica di tutti gli youtuber e quindi vi dà una posizione in base alla vostra posizione in classifica. E poi qui abbiamo la possibilità di vedere i tag dei video. Questo è molto utile per esempio quando realizzate un video molto simile ad altri youtuber e quindi non sapete che tag metterci, allora andate in quel video per prendere spunto, copiate i tag e li inserite anche nel vostro video. Questo lo utilizzo molto anch'io. Ora, per farvi capire, se io cercassi per esempio Stepney, andassi sul suo canale, in quel caso io per esempio scegliendo un video completamente a caso avrei la possibilità di vedere le informazioni relative a quel video. Per esempio abbiamo 51.6 visualizzazioni per ora, 207.000 visualizzazioni in totali, 17 minuti di durata. Poi abbiamo il tasso di coinvolgimento che è incredibile, quindi Stepney ha fatto veramente un buon lavoro. I coinvolgimenti sono al 100%, io vi ricordo che avevo il 99.3%, quindi ci sono andato più o meno vicino. I follower che ha su Instagram, il punteggio SEO, ovvero i tag utilizzati e le prestazioni del video, il conteggio parole nella descrizione, le parole per minuto, il conteggio link in descrizione e poi abbiamo anche le informazioni relative al canale. Per esempio fa 1.100.000 visualizzazioni al giorno, 4,11 milioni di iscritti per 1.000 iscrizioni medie per giorno e quindi ha 30.000 iscrizioni per nelle ultime 30 giornate. Il tag di questo video è Stepney Art Attack Muchacha Surreal Power Televisione Star Personaggio, quindi ragazzi mette questi tag
plug che, se voi realizzate un video simile al suo, potrete copiare in modo tale che potete far scalare il vostro video nelle posizioni di ricerca di YouTube. Quindi ragazzi, ritornando alla nostra scheda principale, ovvero alla home page, alla dashboard di questo sito, io ve lo consiglio vivamente, anche perché lo utilizzo molto anch'io per visualizzare e soprattutto aiutare il mio canale a capire quali tag e quali parole chiave inserire nel video, in modo tale comunque che possa essere visto da più persone. Il link lo metterò in descrizione. Io direi che per questo tutorial posso essere tutto. Vi invito a mettere like, commentare e iscrivervi al canale. Per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi.